soprattutto un astronomo, ma anche un matematico e molte altre cose. E molte altre cose. Tra l'altro, non mi soffermerò molto, ma è stato anche, ha avuto dei riconoscimenti internazionali da tutte le parti, in Svezia, in Francia, in Inghilterra, è stata una personalità, anche un uomo, se vogliamo, di potere accademico. E poi presto dimenticato. Ah, ringrazio veramente, dico prima, la mia mattina e poi la gente non sa cose, Lidia Giacarti, la collega, la Lidia Iassetti, perché mi hanno fornito molte indicazioni inutili dal materiale del quadro, se no non sarei riuscito. Io riassumo rapidamente, ma proprio per inserirmi nel discorso, è in esilio a Grenoble e si vede dove si dava grande spazio alla scienza e alla matematica, però ad esempio non si sa cosa abbia fatto per più di un anno, tra il 96 e il 97, qui è stato a Grenoble, ma i corsi sono poi iniziati nel 97. Poi, 97, si studia, non sono iniziati proprio, ho letto così, professore, ha già detto, professore della scuola di artiglieria, professore di astronomia, grazie alla formazione di Lagrange. E la sua disciplina, allora, la chiamavano geometria, che era la infinitesimale, che aveva confermato l'ipotesi gravitazionale di Newton, e diventò un interesse primario di Plano, che aveva chiamato dai francesi per primo, ma non solo con un eccesso di retorica, il Newton d'Italia, il Newton di Torino, un po' eccessivo. E Torino, però, in quel periodo, era un centro della scienza importante, perché Plano fa nascere, avete sentito, l'osservatorio astronomico, però se in funzione un centro sperimentale di grafica in Borgata Paragna, diretto da Michelotti, noto in tutta Europa, dove opera Bidone, ingegnere idraulico, e venivano da tutta Europa a fare esperimenti. Aveva un negozio dei libri antiquari sotto la Galleria Subalpina, un bellissimo volume di Michelotti, quelli che si aprono pagine lunghe così, con tutti i canali, le cascate, tutto, come facevano gli esperimenti, ma questa era proprio la prima nota. Io l'ho preso la collaborazione fatta da Sclopis di fisica matematica di Plana, è la memoria presentata nel 1809 dal titolo Equazione della curva Romain per la lamina stick che è casuale forte di senso parlando. È tipica della meccanica dei continui, della teoria dell'elasticità, non c'era la meccanica dei continui. E poi si occupa di teoria delle onde. Nozio la teoria des ondes de Poisson, che fa seguito a una famosa presentazione di Poisson all'Istituto di Parigi sulla teoria della correzione delle onde, di cui Bidone ha dato conferma sperimentale, pubblicato nel suo volume, e Plan è fuori sulla sezione matematica. Poi segue una memoria sulla propagazione lineare del suono, di non grande interesse. I primi lavori matematici sono puramente matematici. Questa è stata citata prima, non basta l'integrazione dell'equazione lineare o differenza spaziale secondo il Fourier moto. Esordio, il naturale matematico. Generalizza e perfezione il metodo di Laplace per studiare un'equazione delle derivate parziali in tre variabili, lineare, generale, del secondo ordine, in un modo diverso, più semplice e diretto, con risultati equivalenti a quelli ottenuti da Legendre. Poi c'è una memoire sul problema di probabilità. Ed è curioso, questa è una citazione di Ola, si fonda un po' sul vostro lavoro, studia la probabilità di ottenere una somma prefissata quando si lanciano a caso un numero qualunque di poliedri le cui facce siano contrassegnate da numeri positivi o negativi. Non vorrei ricordare la memoria del nostro socio di probabilità, qui perché gioca in questo lavoro, fa tanti esercizi diversi, simili. Poi dopo dice che questa cosa serve, la gente dice stai giocando, no. Dice l'utilità di studiare simili problemi che sembrerebbero pure acrobazie più curiose che tutti. Sì. Poi altri sono meccanica razionale, sono di analisi in generale, non basso, da 15 vedete fino a 18, teoria dei trasferimenti liquidi, memoria su integrali definiti, memoria su teoria dei trasferimenti liquidi, ma sovente, come con i integrali definiti, sono quasi una raccolta di esercizi, difficili, amari, calcoli, complicati, però sono pur sempre
di un certo, ma il lavoro forse, ma secondo me di maggior rilievo, è sulla rivela espressione di tic de nombre de moyenne, proprio l'esperimentante ni la formula generale della sommation suite. E qua sono due punti. Uno, esprime i numeri di pronomi di indice pari mediante integrali definiti. Due, molto importante, trova un legame tra la prima formula di Binet e vedremo una formula sommatoria, che ora è nota come formula di Abel plana. E Abel la trova 3 anni dopo, indipendentemente da Plana e Plana indipendentemente. Il primo sui numeri di Bernoulli da questa espressione. E Plana svolge laboriosi calcoli come tipico di lui, mentre oggi la si può ottenere in modo relativamente semplice, finché era nel 22, va a vedere. Però è una cosa ingiusta in realtà, perché ai tempi di Plana non si aveva a disposizione la matematica che si è poi sviluppata dopo, quindi chiaro, dopo qualcuno mi ricorda che aveva detto se lui era il secondo la prima che conosco io, perché come uno aveva fatto prima di tenere certi risultati, frase qui del senso, mi ha collocato le cose. Pinker però osserva una certa carenza di rigore che c'è in di Plana, dovrebbe essere molto rigoroso, invece dicevrei proprio. La formula di Abel Lama è una formula di sommazione, ripeto, scoperta da Plana nel 20 e da Abel nel 23. Stabilisce, lega una sommatoria a un integrale. E con il linguaggio attuale, non di allora sicuramente, tanto per dire cosa significa oggi, vale per funzioni olomorfe nella regione parte reale di Z positivo, che soddisfino opportune condizioni di crescita in questa regione. Per esempio, se il modulo di F è limitato da G per modulo di Z, per modulo di Y, c'è un campo complesso. In questa regione, per qualche costante C e per Y maggiore di 0, e allora la forma, scusate, manca un vale con condizioni ancora più deboli. Esempio, la funzione z di Hurwitz, che assomiglia un po' a quella di Euler, ma non lo è, quella sommatoria si può scrivere come si vede a destra, cioè pezzo finito e poi un integrale. La forma di Abel-Plana, come sua espressione, ripeto, per la differenza tra una somma discreta e corrispondente integrale. La formula si può ricavare da l'uguaglianza di quel tipo dove i mu n sono i zeri di g, della funzione g, e i n sono i poli contenuti nel dominio di bordo gamma. Una scelta appropriata di g e del bordo consente di ottenere due espressioni diverse della stessa formula, nota come formula di Abel-Plana. Quindi questo è un contributo pesante. Poi si occupa la 21 di studi di geodesia e geodesia. Io lascerò, credo, che ne parlerà il professor Ferrari. Alcune cose importanti: nel 21 viene incaricato la triangolazione della Savoia del Piemonte, il Gradus Tavolinensis, la datificazione del parallelo medio che attraversa la Francia d'Italia e l'altro con tutte le misure che ha fatto. Nel 22 è designato far parte del Bureau di Longitude e quindi fa tante osservazioni presso l'Osservatorio di Torino insieme con Carlini, che è stato citato prima, sarà poi quello dei grandi che lo aiuteranno in studio dei movimenti della Luna. E adesso vediamo alcune collaborazioni, ad esempio questa io non l'ho trovata perché c'è della famiglia dei studenti avvocati, capare che si è parlato lei, ma io non l'ho trovata. E dice avvocato, tuttavia potrebbe desiderare una dimostrazione più rigorosa di questa conseguenza e una sua memoria sul parole specifico. E mi fa una premura di qui aggiungerne una interamente analitica che il signor Plana, professore di matematica, esaminata la mia memoria, si è piaciuto di comunicarmi a questo riguardo. Però lo scritto di Plana si trova verso la famiglia discendente, la famiglia Mogato, e quindi non è. E questo è citato in un libro molto bello, tra l'altro, come mi sono ispirato, di Maquet, il memoir patrimoniale di Belgique, del 1965, quindi abbastanza recente, una lunghissima. Altri contatti, con Cauchy e con Babbage. Beh, ovvio, a Torino, dal 32 al 33, soggiorno Cauchy, Agostino Cauchy, venuto via dalla Francia per motivi politici, e tenere a casa di fisica matematica a questa università, in un periodo in cui era molto attivo nella ricerca, ma aveva dovuto lasciare Parigi. Cauchy e Plana quasi certamente interagivano con quegli anni, la loro relazione è scritta da Terracini, sui rendiconti del seminario, su Cauchy a Torino, però qua salta fuori, si è persa prima, del carattere non proprio bello di Plana. Tanto Plana non apprezzava il nuovo calcolo di Cauchy che era stato presentato nel 31 all'Accademia di Torino, dove introduceva il calcolo dei limiti, che Cauchy stesso riteneva di grande utilità in matematica e astronomia. Per Plana, che usava dire io guardo ai numeri, quella che lui stesso sembrava
chiamò la no analisi ipertrascendente, sembrava solo un bazzabuglio di formule astratte, formali, inapplicabili, quindi ha una chiusura nei confronti di così, quando le dite, ma insomma a lui non piaceva. Un altro che era sicuramente molto chiaro fu Babbage. Era stato eletto socio di questa accademia nel 1841 e Trigoni esamina in un lavoro su Babbage, appunto, sempre sugli atti dell'Accademia del 1972, esamina i rapporti con l'Accademia e sui suoi premi membri, e in particolare Cuplana, che sicuramente aveva letto il lavoro che era stato presentato all'Accademia per poi essere accettato. Un altro tipo che ricorda gli aspetti, gli interessi politici di Plana, che a vederlo non sembrerebbe, no, così austero, serio, sembrerebbe un reazionario di prima. Poi invece gli altri tipi, con Mossotti, ad esempio. Mossotti era un matematico di Pisa, che nel 1947 era diventato comandante della Guardia Universitaria, quella Guardia Universitaria che fu portata al massacro nel 48 a Corpatone Montanaro, dove c'era anche Raffaele Piria, che poi aveva insegnato qua e è diventato ministro. E geologo Pisa che lo sono appena accettato. E scrive a Plana, Mossotti: non lontano dal compiere 57 anni, mi troverò presto divenuto anche soldato di rango superiore, con un incarico che non mancherà di darmi disturbi, ci vuole pazienza, la patria ci vuole eroe. Questa frase è stata presa dal titolo per un bel libro di Mortazzini e Anastasi sul ruolo dei matematici durante il Risorgimento, ruolo ora totalmente ignoto, che invece fu molto rilevante, si diedero molto da fare sia nei movimenti attivi risorgimentali, sia a livello parlamentare. Ci sono discussioni proposte sull'università mai passate, che sembrano quelle degli ultimi anni, o estremamente attuali, naturalmente tutte proposte che mai furono approvate. Con Camillo Benso di Cavour, tra i vari interventi legislativi, tassa sui crediti fruttiferi, calcolo delle pensioni, questo mi ricollega subito alla Grande. La Grande ha fatto belle leggi, un paio, per dare la pensione alle vedove e ai reduci dei militari dell'esercito napoleonico, e poi estenderla anche ad altre persone. Poi aderì alla proposta di Alberto Amarcola, per la regolazione degli orologi sulle navi, cioè il problema di come fare a distanza senza che il capitano una volta della gente per terra per regolare il suo orologio, un metodo. E Cavour risponde: credo di poter accettare il consiglio che mi viene dato dall'onorevole senatore da Marmo e ampliato dall'illustre senatore Plana. E poi un'altra, già citata. L'anno precedente dell'Accademia vengono nominati. Era senatore. E l'altro che succeda questo, un nuovo governo che è presidente dell'Accademia diventi un senatore. No. Con un nuovo senato, se di nomina, quindi. E appunto Plana su Cavour esprime questa opinione esagerata sicuramente, ma insomma ovviamente interessante. Poi invece un'altra prova del carattere aspro di Plana e la sua controversia con Laplace, la lascio poi a Sor Ferrari, perché è di tipo astronomico, però ha comportato da parte di Plana anche lo sviluppo di avanzati calcoli matematici per provare quello che era affermato, e il problema della perturbazione del moto dei pianeti, inizialmente specificamente di Giove e Saturno, con dei risvolti polemici. Qualcuno pare che sia un po' gratuito, però Plana si fa deciso difensore dell'approccio lagrangiano, con spunti anche aspri, come era il carattere di Plana. Cioè lui difende sempre Lagrange innanzitutto, dice che Laplace invece segue altre vie, e c'è una polemica che dura 4-5 anni, c'è una cosa non da poco. Alcuni giudizi di matematici. Loria, nella sua storia della matematica, dice: la ragione d'Italia che vede i natali Lagrange tesorge nell'epoca in cui i suoi scritti governavano il mondo matematico due matematici che appartengono alla piccola schiera dei nostri connazionali, i cui lavori potevano marcare i confini naturali della patria e attrarre l'attenzione dei forestieri. Io ne cito solo uno. Il più anziano Giovanni Plana, nato eccetera, esperto analista, perfezionò varie importanti teorie, funzioni ellittiche, probabilità, attrazione delle risorse, eccetera. Ma deve la sua rinomanza, presenza e rinomanza di Corrigore tra tutti i suoi lavori astronomici e in particolare la grande opera che avete visto dei Rai 3 volumi. Vedete che già in Loria si dice poco
sul plan della matematica. Genero, questo diventa una costante. Cioè dire, ha fatto lavoro su questo, su quello, cosa fa? Non è come tricomi, questo è riportato da un sito, con Robertson. Plana è generalmente considerato uno dei più grandi scienziati italiani della sua epoca, perché in un periodo in cui la qualità dell'istruzione multiversale italiana si era grandemente deteriorata, il suo insegnamento fu della più alta qualità, totalmente comparabile con quello delle grandi scuole di Parigi nelle quali era studiato. Plana è andato a Parigi prima di quei 20 citati perché era considerato francese, direi, no? Ha fatto gli esami a Lione. Invece, cosa importante che vorrei sottolineare, quei 20 sono andati a Parigi, piemontesi, a seguito di una legge voluta dalla Grange, senatore dell'impero, che faceva del Piemonte una provincia della Francia. E quindi era possibile, è stato possibile questo. Cosa divertente è che Vittorio Alfieri scrive una violentissima lettera alla Grange in cui gli dice: o la Grange, sei tu francioso o italiano? La Grange era oggi era europeo, non aveva, aveva tedesco, era stato un po' tutto, non aveva. Comunque, questo è un giudizio. Tricomi citato da Viola. Analogo, a mio avviso, il merito di Plana non sta tanto in questo o quel risultato che aveva raggiunto, bensì nell'avere potentemente contribuito a elevare il livello di Anza Sardegna presso degli studi matematici in Piemonte, portando il soffio verificatore degli aspiranti a Parigi nella sua giovinezza, cioè parlava con la Grange, ma fuori è un ospite, altri sommi, quindi è lo stesso di prima, sostanzialmente. Però se andate a vedere la storia della matematica come si va, non viene neanche citato. Plana non c'è, semplicemente è scomparso, negli anni non vanno a scompare. Galletto, sua memoria, lo stesso volume, dice quello di Viola, sui primi 200 anni dell'Accademia, a tutt'oggi una valutazione obiettiva dell'opera scientifica di Plana non è ancora definitivamente data e potrebbe essere un argomento di un notevole interesse per gli studiosi, naturalmente quelli del Ferrari di storia della matematica. La Pavini è lì e deve seguire questo consiglio, quindi Galletto, anche gli altri storici, poi voglio alla fine citare la commemorazione di Sclopis, che era presidente dell'Accademia, che guardate bene, commemorazione di Sclopis, commemorazione per i 100 anni. Mai una bibliografia. La Pavini è costruita, non so se completa, perché completa, no? Si spera. Perché è difficile. Perché io ho visto anche quel volume che ho citato del 65, no? Cioè non è parte, è mal fatta anche una bibliografia. Una nota mette un elenco di pubblicazioni. Cioè, comunque, dice Sclopis, così trascorse la vita del Plana, occupata interamente negli studi, confortata con una maniera di onorificenze, rallegrata dall'autorevolezza della famiglia, e riuscì a formare un errore scientifico nella nostra Italia. L'aver avuto socio presidente di questa accademia ne formerà l'insigne un momento. Le ultime parole sono direttamente di Sclopis a voi, signore di questa accademia, che continuate con le discipline nelle quali di Plana spiego tanto valore. Voi manterrete qui l'onore di questi studi, e merce dell'opera vostra non sarà per venir meno la grande rinomanza, la prova di sua influenza scientifica dell'istituto che fondato da Luigi Legrand, seppe sempre salvarsi degno della sua origine. Io vi ringrazio.